le previsioni meteo e le curiosità del giorno. La Regione Marche premia i volontari della Protezione Civile, oltre 12.000 pronti a prestare soccorso. Nella pagina della cultura, oggi Antonio Tabucchi, nato proprio il 24 settembre del 43, il suo ruolo nella letteratura italiana. Giustizia, informazione, processo mediatico sui social, oggi argomento scottante, ne parliamo con Giuseppe Fedeli. Seconda puntata sulle affascinanti e straordinarie ricerche dell'ingegner Mario Pinkerle. Lo straordinario patrimonio culturale italiano, oltre 100.000 i siti riconosciuti a livello internazionale. Amici, buona giornata, benvenuti a questo appuntamento del 24 settembre, appuntamento numero 378 dell'Edicola del Trap. È un po' che stiamo insieme, un po' che tanti amici mi seguono. Vi devo ringraziare in apertura perché l'ultima è stata una settimana davvero, quella passata, davvero densa di visualizzazioni, di adesioni, e la cosa mi fa estremamente piacere. Come dico sempre, questa è una trasmissione che ha un taglio culturale e quindi non è una trasmissione da influencer, ma 5-6.000 visualizzazioni su Facebook, buoni riscontri anche dall'ascolto televisivo di MTV e poi quelle su YouTube. Insomma, è una dimostrazione di affetto, di attenzione che mi fa estremamente piacere, per questa è una trasmissione che non ha alcun scopo di lucro, quindi solo la passione di comunicare e di condividere. E allora andiamo subito agli argomenti del giorno. Io vi voglio aprire oggi, prima del meteo che apre come sempre la nostra trasmissione, una riflessione che voglio farvi vedere. È una notizia ieri che è apparsa sul Corriere Adriatico, la vediamo insieme. La bimba di 3 anni ha un solo genitore, punteggio inferiore e esclusa dall'asilo. Io vorrei capire qual è la genesi di questo regolamento. Vi spiego in due parole. La bambina di 3 anni è figlia di una coppia che si è separata. Poi successivamente la madre si è accompagnata con un'altra persona, vivono insieme. E quando la signora ha presentato la richiesta all'asilo, ha specificato che ovviamente la bimba vive con lei e con il suo nuovo compagno. E allora questo dà diritto a un punteggio inferiore, perché ha un solo genitore convivente, come se l'altro non ci fosse. Cioè, vale a dire, se questo regolamento dice che la bambina che ha un solo genitore, quindi tecnicamente anche con un bisogno superiore di asilo, di appoggio, beh, ha un punteggio inferiore. Siamo veramente all'età della pietra. Io non vi dico neanche dov'è questo posto e questa situazione, che secondo me ha dell'assurdo, ma vabbè, vi volevo segnalare queste cose di ordinaria e folle burocrazia. E allora vediamo invece se il tempo è più clemente rispetto alle norme burocratiche. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà il graduale allontanamento verso est della perturbazione giunta sull'Italia. Anche se la pressione atmosferica resta piuttosto contenuta e quindi un po' di variabilità è ancora da mettere in conto. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, con il ritorno comunque di ampie zone di sereno da nord a sud, però qualche nuvola di passaggio comunque si farà vedere. In termini di precipitazioni il grosso se ne va, però ancora sarà possibile qualche piovasco al mattino al nord-est e poi un po' di instabilità nelle zone interne del centro-sud. Insomma, ci attende un martedì che vedrà il ritorno, diciamo, di ampie zone di sereno, però ancora qualche piovasco al mattino sul Triveneto, ma si allontana. Qualche acquazzone, forse qualche temporale nelle zone interne dell'Italia centrale, e poi vi segnalo qualche piovasco sulla Campania, la Calabria Tirrenica e anche nel Salento. Per il resto, come vedete, le schiarite non mancheranno e come temperature valori anche abbastanza miti. Nei prossimi giorni si ripunta al sud anche verso i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Si allontana dunque il bel tempo, lo avete sentito, probabilmente avremo giornate migliori e quindi quelle giornate sotto l'acqua con alluvioni, allagamenti sembrano al momento passate, ma ancora una volta bisogna ricordare e sottolineare lo spirito col quale tantissimi volontari della Protezione Civile, ma anche tantissimi giovani così che si sono offerti volontari per spalare, per aiutare, hanno dato una mano fondamentale. La Regione Marche, e questo lo facciamo prima del consueto programma, la Regione Marche ha voluto Innanzitutto un fare una ringraziamento giornata. a tutti i volontari per quanto fa. Scusate, è partito prima il servizio del tempo. Ho voluto fare una giornata dedicata proprio a questi volontari. E allora vediamo insieme questo servizio relativo al riconoscimento della Regione Marche ai volontari della Protezione Civile. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i volontari per quanto fanno al servizio degli altri ogni giorno della loro vita, perché tra preparazione, predisposizione, corsi di formazione, poi interventi nel momento del bisogno è un impegno vero e questo è indubbiamente lodevole. Poi voglio dedicare questa giornata ad esempio alla società, in un momento dove tendono a delinearsi gli egoismi, i personalismi, mettersi a disposizione per gli altri credo sia un grande esempio per tutti quanti come insegnamento e la Protezione Civile fa anche questo. Indubbiamente sempre più utile, la nostra regione fortunatamente è stata meno toccata di altre realtà anche in questa occasione, ma anche in questa occasione per quanto è stato possibile la Protezione Civile è stata molto preziosa. Io ieri ho girato un po' le zone della nostra regione che hanno subito maggiori disagi e danni e i volontari della Protezione Civile erano lì e davano le risposte vere e concrete a tutti quanti i cittadini. Io ricordo di aver fatto degli interventi a Conselice, in diversi posti, diciamo, Cantiano, Senigallia e in Toscana. E quindi i ricordi un po' più o meno sono un po' tutti simili, perché le situazioni più o meno gravi erano anche sempre quelle. Scantinati, allagati, garage, e quindi dovevi portare fuori tanta di quella materia, diciamo, che trovavi all'interno. E ricordo che in Toscana facemmo anche dei sacchi di juta, li facemmo a mano, fra pale e legali, ne facemmo 7.000 per poi consegnarli alle abitazioni per mettere davanti le case. Ricordo insomma le difficoltà delle persone, anziani dentro casa che non riuscivano a uscire, tutti i suppelletti, i mobili rovinati, insomma la gente disperata, diciamo così. Quando siamo arrivati gli abbiamo portato insomma un po' di solidarietà e abbiamo dato una mano per quello che si poteva, insomma. E in quale zona è stato? Allora, siamo stati qui nelle zone di Cantiano, Cantiano non siamo andati su circa un mese tutti i giorni, perché Cantiano aveva fatto parecchi danni, poi anche nella zona di Pesaro, magari in una zona un po' più limitata, però anche nella zona di Catabriga, so, per chi conosce Pesaro, e anche qui al centro di Pesaro c'è una zona dove c'è il Genica che tracima spesso e anche lì l'acqua arrivava addirittura ai soffitti, c'erano le macchine dentro i garage, le immagini, la disperazione delle persone e lì abbiamo lavorato giorno e notte per cercare di alleviare un pochino le sofferenze o le problematiche delle persone. Bravi e grazie davvero ai volontari della Protezione Civile. Andiamo adesso alla rassegna stampa quotidiana. Cominciamo dal Corriere della Sera. Ancora blitz di Israele sul Libano. Ora è guerra aperta. I morti sono quasi 500. 35, come sempre, i bambini che sono quelli che pagano il prezzo più alto della follia della guerra. Dall'altra parte, Israele dice stiamo decimando Hezbollah. Al sud, sotto la tempesta di bombe, è esploso tutto. Siamo scappati in ciabatte dal Libano del sud. Insomma, una situazione veramente drammatica su quel scenario ormai di guerra aperta nel Medio Oriente. Meloni premiata a Damasco, un prezioso genio, poi cita Michael Jackson, mio maestro d'inglese, dice la Meloni. Telefoni, PC e pendrive, l'archivio digitale sequestrato a Boccia. Il legale di San Giuliano dice forse altre registrazioni, non ne dubito. Imprese obbligo di assicurazione. Entro dicembre le polizze antirischi. Il governo cerca coperture per cuneo e taglio IRPEF. Questo
nell'ambito della manovra la famosa assicurazione obbligatoria che qualcuno voleva estendere anche ai privati. Per il momento invece sarà estesa solo alle imprese. Altro costo, non sarà un costo da poco per le imprese. Chiara Petrolini e il bimbo autista Travestolo parla ex fidanzato Samuel, sono frastornato, non so più chi ho conosciuto e chi sia lei. Ma questa storia ancora, secondo me, deve essere scritta. La Gazzetta dello Sport, e vediamo insieme, così Fonseca ha acceso il Milan dopo la vittoria nel derby. Prudenza, io ritengo ci voglia prudenza, il derby è una partita sempre a sé stante, il Milan comunque ha il miglior attacco nella Serie A, ma anche una delle peggiori difese, quindi staremo a vedere se poi se è oro è tutto oro ciò che luccica nel derby. E la grande giornata di Gabbia adesso è diventato subito l'eroe nazionale. Andiamo avanti con il diluvio a Bergamo. L'Atalanta Como, che doveva giocarsi ieri sera, è stata rinviata a oggi. Andiamo a vedere altre notizie di primissimo piano, almeno per quello che riguarda la Gazzetta, non mi sembra che ci siano. Ci sono i 75 anni di Bruce Springsteen. Andiamo invece alla TGR Marche. Vertice tra regione e comuni per una prima stima dei danni. Il territorio ferito visto dall'altro, propone la TGR. Qui in cronaca, femminicidio di Ilaria Maiorano, scena da macelleria messicana, una brutta pagina, ennesima brutta pagina. E qui andiamo all'Ansa che invece sostanzialmente parla sempre dei danni maltempo. Acquaroli fa il punto con i comuni sui danni. Il vertice oggi in regione con i sindaci per una prima stima di danni. E qui il maestro Bocelli inaugura l'hub educativo di Sforza Costa che è stato finanziato dalla sua fondazione. Andiamo al Corriere Adriatico. Vedete, questa riprende in apertura questa notizia. Bocelli, cittadino onorario di Macerata, la mia fondazione apre nelle Marche alla festa con Albano e Lautieri. Poi altre notizie, Miss Italia, vi ho già detto ciò che penso di questo tipo di concorso, ma il sindaco Vesprini di Porto San Giorgio dice che promozione per le Marche. Un video del Corriere Adriatico, paura sull'autostrada A14, il furgone prende fuoco, fiamme anche sulla Massicciata. Ennesima interruzione del traffico autostradale ieri per questo incidente di un furgone che ha preso fuoco per conto suo. Notizie del resto del Carlino di Macerata che segnala ricatto hard della finta estetista, in realtà era un uomo, trappola da 1.700 euro per un ragazzo, un ingenuo che ancora si fida di quello che succede online. Qui ancora una nuova scuola per i bambini, regalo di Bocelli, grande soddisfazione. Andiamo su Ancona Today che invece apre con il cambio ai vertici dell'arma. Il colonnello di Costanzo dice: vicini ai cittadini e imprese per scovare la criminalità. È il diciamo regolare cambio al vertice dei carabinieri che avviene ogni 2 o 3 anni per quello che riguarda il comando della regione. Appello di Banca Marche, e questa è una cosa che preoccupa parecchio perché i giudici congelano i risarcimenti delle vittime del crack finanziario. E quindi la prossima udienza il 7 ottobre servirà a fare chiarezza, ma cioè, sono di nuovo a rischio i risarcimenti che erano stati stabiliti in primo grado. Qui intanto all'Unione Marche il presidente Acquaroli incontra i tecnici regionali. Chiudiamo con cronache maceratesi e vediamo quali sono le novità. Peste suina, sversamento a Civitanova, la procura apre un'indagine. Qui ancora Bocelli che diventa cittadino maceratese. Ofelia Passamonti e Miss Italia, questo l'abbiamo già detto ieri, non mi pare che ci siano altre
notizie di rilievo, se non l'ennesima truffa. Si spaccia per operatore della banca e truffa il suo presunto cliente. 33.000 euro partiti in questo modo, e questo tipo di truffe, ne abbiamo dedicato anche dei servizi su questo tipo di truffe. Bisogna stare estremamente attenti, anche perché le banche non ne vogliono sapere di garanzie e di risarcimenti. E allora passiamo all'almanacco. E allora vediamo che cosa avveniva nel 24 settembre. Intanto parliamo dei nati di questo giorno, e sono anche alcuni molto importanti. Ad esempio, Almodóvar, il regista, è del 51, Pedro. Francis Scott Fitzgerald, lo scrittore americano, che è nato nel 1896, morto nel 1940, autore del Grande Gatsby, per dire una delle sue opere maggiori. L'Ayatollah Khomeini, che fu quello che guidò la rivolta contro lo Shah Reza Pahlavi in Persia, Iran, poi era nato nel 1902. Auguri all'urlo mondiale, quello che ormai è diventato un'icona, e cioè Marco Tardelli, che è nato in questo giorno nel 1954, quindi oggi compie 70 anni Marco Tardelli, che verrà ormai consegnato alla memoria dei posteri, non per l'ottimo giocatore che è stato, ma per quell'urlo mondiale dell'82. E poi oggi, e questa è la pagina culturale di oggi, ricordiamo invece un grande letterato di cui si parla poco, tutto sommato, anche perché è abbastanza recente, è morto 12 anni fa, ma che rappresenta un pilastro della letteratura italiana del Novecento, Antonio Tabucchi. La scrittura è una forma di conoscenza. Scrivendo si capiscono in una maniera prelogica, come diceva Maria Zambrano, le cose senza le quali, senza questa conoscenza prelogica non esisterebbe poi una logica, e scrittura sarebbe proprio questo. Non sapevamo che ci fosse, cioè non sapevamo che ci fosse, cioè di cui non ci eravamo accorti, però c'era. La scrittura serve a questo, tutto serve a questo anche. Del resto, voglio dire, Newton non ha scoperto la forza di gravità, la mela sarebbe cascata lo stesso, anche se in eterno, anche se Newton non se ne accorgeva. Un ragazzo di 20 anni partito da Vecchiano, un paesino a metà strada tra Pisa e Siena, raggiunge Parigi. Il punto di partenza vero è ancora precedente, perché nato e cresciuto in quella provincia toscana, un giorno va a vedere un film, e quel film si chiama La dolce vita, Federico Fellini, 1960. Quel film gli dà la spinta e la motivazione per partire. Dice a suo padre, che è l'oste del paese, a sua madre, ostetrica, vado a Parigi. Loro non possono mantenerlo lì, lui comincia a fare il lavapiatti, va a sentire da uditore libero le lezioni di letteratura e di filosofia all'Università Sorbona di Parigi. E un giorno, passeggiando per il lungo Senna, vede su una bancarella di un bouquiniste, vede un piccolo libro intitolato Tabaccheria. Questo libro è di un poeta a lui sconosciuto, si chiama Fernando Pessoa, è scritto in francese e ha il testo a fronte in portoghese, lingua che allora il ragazzo Tabucchi non conosce. Comincia a leggerlo in francese e resta letteralmente incantato da quella qualità dell'immaginazione, da quella capacità di dire soprattutto gli io che teniamo dentro, le identità che sono dentro la nostra, le vite possibili, le vite potenziali, le vite solo immaginarie, le vite perse, le vite dimenticate, le vite impossibili. Legge e resta incantato e decide di studiare la lingua portoghese. Così non sa in quel momento il ragazzo Tabucchi che il Portogallo, e questo poeta chiamato Fernando Pessoa, diventerà la molla di un'ispirazione che lo porterà lontano, lo porterà a diventare il gioco del rovescio, l'angelo nero, piccoli equivoci senza importanza, ma anche racconti lunghi come Donna di Porto Pim, Notturno indiano, danno la misura di uno scrittore viaggiatore nel tempo e nello spazio, che allarga orizzonti, che fa entrare altri umori e altri odori nella narrativa italiana e percorre una strada
sicuramente solitaria, un po' eccentrica in quel paesaggio ancora abitato, quantomeno dalle ombre dei grandi scrittori della generazione precedente, ecco, s'affaccia Tabucchi a un paesaggio diverso. Le storie di Tabucchi sembrano storie parlate, c'è sempre una sorta di modulazione lirica, un cantilenare, una liquidità che è tutta vocale, è tutta giocata sui toni, sul movimento anche orale, come se effettivamente il vero modello di Tabucchi non fossero solo i grandi poeti, i grandi scrittori della letteratura che amava, ma le persone di quel piccolo borgo di Vecchiano, quelle che hanno un'abitudine quasi innata a tirare fuori delle storie, a farle appunto esistere attraverso il loro raccontarle a voce. Ecco, questo è il ricordo di un grande della letteratura italiana, mai abbastanza apprezzato. E comunque forse con il tempo lo scopriranno, ma andiamo a vedere che cosa accadeva il 24 di settembre degli anni passati. Ad esempio, nel 1493 è il giorno in cui Cristoforo Colombo, praticamente un anno dopo, riparte la seconda spedizione nel Nuovo Mondo, che in un primo tempo lui riteneva fossero le Indie, ma poi scoprirà che è l'America. Nel 1948 è il 24 settembre quando viene depositato il marchio Honda, quindi è la nascita della Honda. Pensate, solo tre anni dopo la bomba di Hiroshima, quindi pensate la forza dei giapponesi nel risollevarsi e nel risollevare la propria economia. 1959, per chi come me c'era e ricorda, è la prima volta che va in onda lo Zecchino d'Oro. 1961, ne abbiamo parlato ieri, su iniziativa di Aldo Capitini si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Nel 2002 invece è la data dell'ultimo attentato dell'ETA in Spagna, e nel 2008 torniamo in Giappone perché è il giorno in cui Taro Aso, con 68 anni, è il settimo cristiano ad essere eletto primo ministro in Giappone. E allora, con questa notizia possiamo chiudere la pagina dell'almanacco e passare al resto del programma di oggi. E affrontiamo subito un argomento che oggi è veramente all'ordine del giorno in maniera veramente preoccupante sotto certi aspetti, e cioè quello che è il rapporto sempre più difficile tra giustizia, informazione, sapete le polemiche che ci sono in corso, e processo mediatico, perché bisogna distinguere tra informazione e processo mediatico. C'è oggi un cortocircuito tra le tre fasi, no? La fase giudiziaria, la fase dell'informazione e quel processo mediatico che sfugge a qualsiasi regola. E allora ne abbiamo parlato con il nostro giusfilosofo Giuseppe Fedeli nella rubrica Prenditela con filosofia. Allora, per quanto riguarda il circuito, io l'ho chiamato cortocircuito mass mediatico. È sotto gli occhi di tutti come ci sia un'indebita ingerenza in quella che dovrebbe essere una fase che tra l'altro è delicatissima e che il codice di procedura penale tutela, in particolare gli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale dicono come non ci possa essere la discovery, cioè non possono essere scoperte le carte prima della chiusura delle indagini preliminari. Sappiamo, ripeto, come c'è una fuga di notizie dappertutto, complici o meno che siano coloro che dovrebbero porsi a tutela della legge. Fatto sta che questo circuito si alimenta da sé e va a braccetto con appunto il circolo mediatico, questo tritacarne che celebra i processi, anteprocessum, prima del processo, scrivo io,
così depistando non soltanto l'opinione pubblica, che come sappiamo si pasce di questi fatti anche per una questione di catarsi, di purificazione, cioè l'utente che vede, non posso fare chiaramente i nomi di trasmissioni, ma li sapete benissimo, messo alla sbarra, colui che è soltanto indagato, quando già per l'opinione pubblica è imputato, anzi ancora di più reo, chiaramente vuole la sentenza subito e vuole un po' il linciaggio, perché funge da capro espiatorio di tante situazioni, appunto. Il punto è che colui che magari verrà poi scagionato per archiviazione o per assoluzione, davanti al tribunale della opinione pubblica, sarà sempre reo, con conseguenze devastanti sotto il profilo non soltanto personale presso i consociati, ma soprattutto dal punto di vista lavorativo, perché verrà bruciato ogni suo tentativo di inserirsi fattivamente, appunto, non solo nella società, ma anche in quello che è l'attività magari svolta oppure da svolgere. Chiaramente qui si contendono il campo due esigenze che sono in astratto parimenti meritevoli di tutela. Da una parte il diritto di critica, di cronaca, di informazione, che viene tutelato appunto dalla nostra Costituzione all'articolo 21, dall'altra quello alla presunzione di innocenza e a che non ci sia appunto questa fuga di notizie che inquinano bene o male quello che è il cursus, il percorso che deve seguire la giustizia, non quella televisiva mediatica, non quella dei social, perché è molto facile, no, in questa arena poi fare delle sentenze che poi il pubblico vuole subito, non attraverso il vaglio ponderato, almeno si spera, di quella che è l'attività giurisdizionale che è stata proprio istituita per fare da contrappeso anche a un'ingerenza che oggi è veramente massiva e massiccia da parte della, giornali, critica, televisiva, eccetera, eccetera. Il punto d'equilibrio, mi dice Giancarlo, è ritrovare un equilibrio appunto tra questi poteri. Sia il diritto di critica, sia il diritto di cronaca, per carità, ma non infrangiamo quelli che sono i divieti posti dal codice diritto penale. Ripeto, l'articolo 114 e l'articolo 329, vado a braccio, ma dovrebbero essere questi, sì. Anche perché una volta che vengono scoperte le carte prima che si concluda l'iter, delle indagini preliminari giudiziarie, prima che vengano scoperte appunto e sfocino o nel procedimento penale del dibattimento oppure nell'archiviazione, appunto bisogna essere molto cauti per non influenzare coloro che sono preposti a dire justum, dire la giustizia. Calamandrei ha scritto in pagine memorabili con una penna stupenda da par suo, la pena del giudicare, la pena, proprio questa pena intima, questa sofferenza, questa tribolazione. Non so se oggi si provi più questa tribolazione, me lo auguro, ma non per un sentimento di sadismo, eccetera, ma perché dire il diritto è porsi davanti a una vicenda umana e prove alla mano dire se, chiaramente giustizia terrena, se Tizio è colpevole oppure deve essere assolto, chiaramente con tutti i limiti che la giustizia umana ha e porta con sé. Indubbiamente argomento questo estremamente interessante e delicato, l'equilibrio che ci vuole tra il diritto alla presunzione di innocenza e quindi le indagini, il diritto all'informazione con una stampa, perché a mio avviso è sempre molto molto rischioso che ci sia un potere che dica ciò che deve essere detto, ciò che non deve essere detto, ciò che è giusto dire, ciò che non è giusto dire. Ma soprattutto il problema è il processo mediatico. Ricorderete, tanto per fare un esempio, il famoso plastico di Cogne di Bruno Vespa, che fu forse una delle prime situazioni di processo mediatico fatto fuori dai tribunali, oggi moltiplicato da quello che sono i social, che hanno una serie di nuove problematiche che devono essere affrontate in qualche modo. Come sempre, l'equilibrio, forse. E il miglior equilibrio è quella dell'autoresponsabilità e quello del capire ciò che si sta facendo. E allora, invece, adesso passiamo a questa storia meravigliosa che abbiamo intrapreso ieri e che oggi è alla seconda puntata, di Mario Pinkerle,
morto 12 anni fa, e che fu un grande ricercatore archeologico con teorie veramente inquietanti. Ne parliamo con il figlio, l'abbiamo lasciato alla puntata di ieri, che Mario Pinkerle con il figlio, eccetera, e con altri, aveva fatto questa straordinaria visita alla piramide di Cheude con degli esperimenti molto interessanti. Seconda puntata. Tuo padre aprì un panorama completamente diverso e non tradizionale dal dire che la piramide di Cheope non fu costruita dagli Egizi, quindi a tutta una serie di spiegazioni di come invece gli Egizi costruivano le piramidi, e a lui si deve molte delle scoperte. Secondo te è stato riconosciuto questo ruolo? Ma poco poco riconosciuto, ci sono molti archeologi che gli danno ancora contro, anche su Wikipedia c'è scritto che lui è uno pseudoscienziato, invece in realtà lui era, secondo me era uno scienziato, intanto era un ingegnere ed avevamo grande esperienza ingegneristica, quindi i calcoli per esempio per la costruzione, sui modellini di costruzione della piramide, perché una delle prime cose che lui fece era proprio una teoria sulla costruzione con i legni corti della parte interna della piramide, cioè come furono sollevati questi massi di granito, perché la parte interna, quindi lo Z, costruito tutto di granito, a differenza di tutto il resto della piramide, che invece è fatta di pietra calcarea, sono dei blocchetti molto più piccoli, blocchetti, chiamiamoli blocchetti, sono dell'altezza quasi di 2 metri ogni blocco, mentre questi altri che sono dentro lo Z sono di una grandezza molto maggiore, siamo intorno ai 10 metri e sono ad un'altezza di oltre 70 metri, per cui uno si chiede come sono arrivati questi massi di granito pesantissimi a quel livello lì. Esistono oggi delle gru capaci di fare dei sollevamenti di questo genere? E io vi dico di no, non esistono. Con la nostra tecnologia non sapremo come portarli su dei massi simili. Per cui lui fece questa teoria dell'utilizzo dei legni corti, rifacendosi anche agli studi di Erodoto e alle descrizioni di Erodoto, e aveva fatto questa teoria molto molto interessante. Questi legni corti un po' alla volta andavano, è una macchina solare molto molto lenta, ma che ha un rendimento basso, ma che in realtà poi sarebbe stata capace di portare queste pietre a questa altezza. E questi non erano delle sue supposizioni, lui aveva fatto tutti i calcoli, ma poi dopo ce li era fatti rifare da suo fratello. E consideriamo che mio zio, fratello di mio padre, era uno dei fisici del gruppo di Via Panisperna, allievo di Enrico Fermi, quindi non era l'ultimo arrivato. Questo mio zio, Leo Pinkerle, si chiamava, andò a Londra ed è poi diventato uno dei più grandi fisici inglesi. E questi calcoli sulla costruzione della piramide li fece tutti lui, quindi ecco, non era assolutamente l'ultimo arrivato, era uno dei migliori allievi di Enrico Fermi. E quindi dire che papà era uno pseudoscienziato è proprio una bufala, nel senso che non era affatto uno pseudoscienziato, prima di dire le cose lui soppesava molto bene. Certo, molte delle cose che lui dice sono al limite dell'incredibile. Bisogna riconoscere a Roberto Giacobbo, per esempio, di essere stato uno dei pochi a considerare papà come una persona importante e assolutamente attendibile su quello che diceva. Siamo nella grande piramide. Nel corso dei nostri viaggi abbiamo conosciuto tante persone, ma in questo caso ne voglio ricordare una. Si chiama, e ne voglio parlare al presente, Mario Pinkerle, anche se ci ha lasciato nel settembre del 2012. Lui ipotizzava che proprio all'interno della piramide fosse custodito qualcosa di importante, fosse custodita addirittura una torre di granito. La chiamava Zed. Questo Zed sarebbe protetto da tutta la piramide. La piramide sarebbe un bunker che custodirebbe questo oggetto. Una storia bellissima, affascinante, che avrebbe avuto addirittura inizio nella lontana Babilonia.
molte delle trasmissioni di Giacobbo riportano delle cose di papà, e tra l'altro noi siamo andati a fare il famoso esperimento all'interno della piramide per vedere come stando all'interno dello Z si modificano, si pensava che si modificassero i ritmi elettrici cerebrali. Non sapete che Napoleone si era sdraiato all'interno del sarcofago e era uscito sconvolto, oppure ci sono state altre persone che si erano fatte chiudere in questa camera dello Z ed erano rimaste anche loro molto molto turbate, per cui abbiamo fatto con Roberto Giacobbo e con papà nel 2007, io come neurologo sono andato all'interno della piramide, abbiamo fatto delle registrazioni elettroencefalografiche in soggetti che facevano parte della trasmissione Voyager di Giacobbo, e abbiamo visto che in effetti su una persona, perché logicamente poi dopo le critiche che abbiamo avuto sono state innumerevoli, nel dire ma bisognava farlo almeno su 400-500 persone, ma non è realizzabile mettere 400 persone dentro la piramide una alla volta, ci vorrebbero mesi e mesi di esperimenti, e si vede che i ritmi elettrici cerebrali all'interno della piramide fatti dentro la piramide e poi fatti sempre sulla stessa persona in un albergo a 5-6 km lo stesso giorno, e questi ritmi si modificano nella piramide, sono diversi da quelli che sono i ritmi cerebrali normali. Dunque la terza puntata domani su questa affascinante storia di questo archeologo sui generis, che però al quale si devono grandi scoperte. E parliamo allora, siamo in tema del patrimonio culturale, ci sono state le giornate del patrimonio culturale italiano, e siccome c'è un po' di orgoglio ho trovato una clip, una breve clip che credo possa far piacere a tutti sul patrimonio culturale italiano. In Italia sono oltre 100.000 i beni culturali censiti, beni storici, monumentali e architettonici, siti archeologici, qui si sommano i beni ambientali e quelli immateriali. Un unicum che consente all'Italia di essere in cima nell'elenco dei beni UNESCO Patrimonio dell'Umanità. L'Italia è fortemente impegnata nell'utilizzo delle risorse messe in campo dal bilancio europeo. Azioni di valorizzazione di un patrimonio straordinariamente vario. Ricchezza che necessita di una continua cura e di continui investimenti formativi e di aggiornamento professionale. Tra gli obiettivi perseguiti c'è quello di migliorare gli standard dell'offerta culturale. Il patrimonio culturale plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana. Circonda nelle città, nei centri storici come nei borghi. Sono immagini che parlano da sole, ve le volevo far vedere e condividere per un po' di orgoglio, diciamo così, nazionale. E allora, a proposito di grandi viaggi, di grandi posti da visitare in Italia, c'è qualcuno che non sta fermo un secondo, è il nostro Diego Franzoni. L'avevamo lasciato pochi giorni fa in Sardegna e adesso è in Olanda. È in Olanda perché è sulle tracce del padre, sapete che ha scritto un libro sul viaggio volontariato, abbiamo parlato di volontariato, il padre che nella fine degli anni 50 andò in Olanda ad aiutare gli alluvionati, il tutto con un amico e una lambretta. Ebbene, Diego Franzoni è tornato in Olanda, in quella zona, a presentare anche il suo libro in olandese. E allora linea a Franzoni per la mia Olanda. Agli amici dell'Edicola del Trap un carissimo saluto. Siamo sulla diga, sull'argine vicino Oosterland, quindi Olanda del Nord, e sono qua insieme a Rina Klein, a Jost Kreiser e a Tini, tre carissime persone di Oosterland e di Den Hoever,
e siamo qua perché siamo venuti a ritrovare la zona dove mio padre venne nel 1953 a fare un viaggio per aiutare le persone del luogo. Vorrei che Rina e Jost facessero un piccolo saluto, quindi chiedo a loro di fare un piccolo saluto per l'edicola del Trap. Jost, Rina, a little greetings for the listener of l'edicola del Trap. Ah. Come fa Italia? I'm Rina from Holland and this is Joost. Joost and Timmy, we lived here at the time of 53 and we found it a very special moment that Diego makes a book of the voyage of his father. He helped with the dike and to protect from the water you see on the right side. And it was very dangerous at that time, and we are very glad that he had his efforts to help us. And Tini, Jost, also, I speak also, namely. Jost, loro sono veramente orgogliosi e grati che papà venne con i suoi amici, con il suo amico, a aiutare la gente del luogo. Jost e Tina vissero nel 53, nel 1953, proprio qui a Osterland, quindi quando in quell'anno in cui ci fu l'inondazione. Un carissimo saluto e poi vi faremo vedere anche dove quei 25 giovani da tutta Europa vissero nel ostello della gioventù qui a Villa New Holland. Ecco, qui siamo proprio davanti all'ostello della gioventù, Villa New Holland, dove papà con altri 25 ragazzi da tutta Europa visse per 15 giorni per aiutare la gente dell'Olanda. Io voglio qui ringraziare gli amici, Jost, Tini e Rina, che ci hanno ospitato, ci hanno coinvolto in questa storia e nella scrittura anche del libro. E il vice sindaco, il deputy mayor Robert Lever, che oggi è qui con noi e ci è stato molto utile per capire alcune cose dei Wieringen, di Holland Kroon e di De Nover. Un carissimo saluto e alla prossima. Allora, lasciamo Franzoni, lo ritroveremo domani in Olanda. Chiudiamo con la pubblicità Progresso, una situazione sulla quale di qualche anno fa questo spot, ma sentite, secondo me è ancora estremamente attuale. Pare che questa mia firmetta qui valga oro. E Marco non è in grado di fare nulla senza. Vi ricordate di quella casetta in via Roma? No! Sì! Mi è bastato mettere un autografo. E lui dice che con i soldi ce la caveremo. Che ha talmente tante conoscenze che una soluzione la trova sempre. E l'ultima di Andrea? Ora si è inventato la compravendita di PC. E poi trova anche il tempo di gestirmi tutte le seccature con la banca. Ma non è un uomo da sposare? Ah già, l'ho già fatto 5 anni fa. Giulio invece è uno scialaccone. Non riesce mai a pagare la rata del mutuo. Ma per fortuna ci sono io con il mio super mini stipendio. Che ci volete fare? Sono il capofamiglia. No, noi invece conto unico, firma unica. La sua. Lo sapete che Luca proprio non riesce a separarsi da me. In fondo, siamo una cosa sola. Se in questo spot non hai percepito alcuna forma di violenza, ora sai perché è così difficile combatterla. L'indipendenza economica è un diritto. Difendiamolo insieme. E credo che sia sempre attuale questo spot che conclude la puntata di oggi. Amici, l'appuntamento per chi ama questo tipo di informazione, così un po' diversa dal solito, è per domani mattina alle 8:30. Ricordate, YouTube, Facebook, canale 89 del Digitale Terrestre, e poi potete vedere quando e come volete da qualunque parte del mondo
su Facebook e su YouTube. Buona giornata, a domani.